Mi occupo di fotografia subacquea in realtà, quindi un particolare ramo della fotografia con regole abbastanza a sé stanti, dove comunque con la parola stessa cerco di scrivere con la luce dove talvolta la luce non c'è, perché nell'ambiente marino, sottomarino, subacqueo non spesso arriva la luce, quindi con l'aiuto di flash, torce, così devo cercare di crearmela, come se la fotografia fosse la mia tela bianca e io dovessi cercare di scrivere qualcosa. Il filo rosso della mia mostra, forse in realtà sono le emozioni, secondo me, perché lì sotto il mondo si capovolge, sei solo tu nel silenzio, da sola, in questo mondo che non conosci, diventi un ospite silenzioso che deve portare rispetto per questo ambiente. L'andare sott'acqua e il fotografare a me aiuta personalmente a sfuggire un po' dalla realtà di tutti i giorni, dove magari ci sono preoccupazioni, stress, lavoro. Lì sotto posso esprimere me stessa a seconda dell'angolatura che dai a un determinato soggetto, che può essere in movimento o comunque statico, riesce a dare una diversa emozione, cioè fotografarlo in primo piano, dal basso all'alto, dall'alto al basso, può dare sicuramente un'emozione diversa, anche a prescindere dal soggetto sempre uguale. E quindi secondo me sono le mie emozioni che attraverso questi soggetti vengono fuori poi. Quindi l'intera mostra poi infatti l'ho chiamata Oceano di Emozioni perché rappresentano un po' me anche.